Bentornati su Zone d'Ombra. Il fascicolo del file Warren che apriamo oggi credo che sia inedito, o almeno io non sono riuscita a trovare nessun video che parla del caso di oggi. Anzi, è molto difficile trovare anche delle informazioni, che io tra l'altro mi sono procurata soprattutto guardando una video intervista fatta ai coniugi Warren, di cui tra poco vi mostrerò diverse immagini. Si tratta di un'intervista in cui, oltre al genero dei Warren, Tony Spera, che svolge il ruolo di moderatore, compare anche il proprietario della magione infestata che è al centro del video di oggi, una magione dell'Ottocento che è divenuta un ristorante e in cui i Warren hanno indagato nel 1990. Ed è in questo luogo che accadono cose davvero impressionanti. E dato che spesso mi scrivete nei commenti che i Warren hanno sempre detto di aver scattato diverse foto dal contenuto paranormale durante la loro carriera, ma in realtà non se ne è mai vista una, beh, in questo video ne vedrete parecchie. Cominciamo! The fact that it was haunted. And we had two young women come to our house one day. They would videotape different weddings and affairs at the Carousel Gardens. And they put on this tape for me. And they said, we left it running upstairs. Le immagini che avete visto sono tratte da una video intervista in cui i famosi indagatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. E ovviamente se non li conoscete vi lascio qui su un video realizzato da Zone d'Ombra che parla proprio di loro. Beh, i Warren in questa intervista sono insieme a Paul, il titolare del ristorante infestato di cui parliamo oggi, il Carousel Gardens, che si trova in una splendida casa vittoriana situata a Seymour, nel Connecticut. Una casa antica, quindi, fatta costruire nel 1879 da William Wooster, che era arrivato a Seymour soltanto l'anno prima. Pensate che William era conosciuto come un capitano d'industria. Ha fondato una banca, una compagnia idrica, un'azienda manifatturiera e si è occupato delle scuole e della chiesa di Seymour. In pratica è stato spesso definito il fondatore della città. E William credeva giustamente che avrebbe dovuto vivere in uno stile adatto al suo stato sociale. Nel 1879 iniziò quindi la costruzione della casa di cui parliamo oggi, costruzione che continuò fino al 1894, anno in cui Wooster vi andò a vivere con sua moglie Anna e i loro sei figli, Anna, Clara, Louise, Mabel, Helena Ruth e un figlio maschio di nome Horace. Alla morte dei genitori, William morì nel 1919, sua moglie nel 26, nella villa restarono solo la figlia Ruth e il fratello Horace, che non si sono mai sposati, e sembra che una brutta lite tra i due abbia avuto nefaste conseguenze, nel senso che i fratelli non si parlarono più per 14 anni, nonostante vivessero nella stessa villa. Ruth al piano di sopra e Horace a piano terra. C'è stata molta rabbia e molto rancore in questo posto, quindi, per circa 14 anni, ricordate. Horace morì nel 1956 e l'ultimo Wooster sopravvissuto a vivere nella villa fu proprio Ruth, che morì nel 1972 di morte naturale. La tenuta fu acquistata e venduta più volte, finché giunse ai proprietari più recenti, Paul e Debbie Schiaffa, che hanno acquistato la tenuta e l'hanno trasformata in un ristorante di grande successo. Un ristorante famoso, quindi, che ben presto è diventato molto noto anche per gli eventi paranormali che qui si verificano. Vari membri dello staff, però in realtà anche clienti, se non soprattutto clienti, hanno avuto esperienze al Carousel, tanto che i proprietari hanno aggiunto un'intera sezione del sito web dell'attività dedicata al paranormale. Cosa accade qui? A detta dello staff e dei clienti, più volte hanno sentito un vetro cadere sul pavimento piastrellato, ma quando sono andati a ripulirlo non hanno trovato nulla. Molti poi raccontano di sentirsi tirare per le maniche dei vestiti e di avere la sensazione di essere osservati.
ed è stato visto un gatto con gli occhi bianchi luminosi, ma non è stato trovato nessun gatto da nessuna parte nella tenuta. Spesso nella villa poi si sentono punti freddi, si vedono le tende muoversi senza motivo e si vedono delle ombre. Nel 1990 Ed e Lorraine Warren si recarono al Carousel Gardens per tenere una conferenza, sì, perché tenevano anche conferenze sul paranormale. E mentre si trovavano lì, accaddero diverse cose che li convinsero a tornarci per investigare. Ed è quello che fecero, e i risultati delle loro indagini sono raccontati proprio in questo video della durata di oltre mezz'ora di cui io vi ho raccontato i punti salienti. Lorraine, che per chi non lo sapesse è una sensitiva, dice che in realtà quando ha messo piede la prima volta nella tenuta e il proprietario Paul le ha fatto fare un giro, ha capito subito che in quel posto dovevano esserci dei fantasmi. Nel corso della loro investigazione hanno quindi parlato con le cameriere e il barista, che hanno raccontato uno dei fatti più frequenti che accadono. Il ristorante ha delle stanze da letto al piano superiore e molto spesso, quando si entra in queste stanze, si viene colpiti da monete. Monete da un centesimo di dollaro, monete da 10 centesimi di dollaro, che si materializzano dal nulla e colpiscono le persone sulla spalla o sul viso o sulla testa. Il proprietario Paul dice addirittura di aver conservato queste monete e che ne ha al momento un barattolo pieno. Un altro episodio, che stavolta è avvenuto durante la conferenza dei Warren, ha avuto come testimone non solo loro, ma anche tutte le persone sedute ai tavoli ad ascoltare i coniugi. Improvvisamente, durante la conferenza dei Warren, da una particolare zona della sala è arrivato un grande trambusto. Tanta gente si era alzata in piedi, agitata, e tutti guardavano un tavolo in particolare. A questo tavolo era seduta una signora anziana che guardava a bocca aperta un calice che si trovava sul suo tavolo e che improvvisamente aveva iniziato a sollevarsi lentamente senza che nessuno lo avesse toccato. E quando ha raggiunto i 30 centimetri d'altezza, boom, è esploso frantumandosi in mille pezzi. Letteralmente esploso. Ma lo staff e i clienti raccontarono anche molto altro ai Warren, come il fatto che tante volte vengono visti degli spiriti muoversi attraverso le stanze al piano di sopra. Oppure vengono viste luci che attraversano le stanze, oggetti che levitano, passi che si odono sulle scale. E una volta, a creare tanta confusione e paura tra i clienti dell'attività, ci ha pensato una forma spettrale, intenta a salire le scale fino al terzo piano. Lo stesso proprietario, Paul, racconta, durante la videointervista, che una volta c'erano 3 o 4 clienti all'interno del bar ed era notte fonda. All'improvviso, il registratore di cassa si è staccato dal muro ed è caduto dritto nel mezzo della stanza. In seguito, tutta la parte anteriore del bancone del bar si è sollevata e si è capovolta, cadendo sul pavimento. Dice Paul che la prima cosa che ha sperimentato nella tenuta è avvenuta appena ha acquistato la casa, ovvero nel 1993. L'attività era ancora chiusa, l'apertura era prevista per 3 mesi dopo. All'improvviso, dice Paul, è comparso un pipistrello. Non è entrato dalla finestra, attenzione, si è proprio materializzato. L'animale volava dalla sala da pranzo alla cucina e ritorno e non c'era modo di cacciarlo. E così come si è materializzato, poi è scomparso. Ma è tornato 3 anni dopo. Paul dice che era un pipistrello amichevole, volava in ufficio, poi si fermava, poi rivolava e infine atterrò su una grande parete della sala da pranzo su cui camminò per circa 40 piedi. Paul si è avvicinato con un piccolo contenitore di plastica ed è riuscito a mettercelo dentro e siccome fuori faceva freddo ha deciso di portarlo al terzo piano dove c'è una vasta area con soffitti alti 19 piedi e lì l'ha liberato. Il giorno dopo il pipistrello non c'era più. I Warren sono stati nella tenuta 2 giorni e 2 notti per le loro ricerche, accompagnati da alcuni investigatori del paranormale, e dicono di aver visto e fotografato dei globuli fantasma, che ora vedete nella foto. Oggetti rotondi, simili a sfere,
CAD dice essere costituiti da energia elettromagnetica che viene attirata dalla vita vegetale attorno all'edificio, quindi dagli alberi, dall'erba e così via. Questi globuli si muovono e cambiano forma, assumono a volte la forma di un sigaro, come vedete ora, e a volte addirittura quella di un'apparizione. Ed racconta anche che all'interno del ristorante c'è una sedia. Un giorno Ed ci ha trovato seduto su il fantasma nero che vedete in questa foto. In realtà lui capì subito che si trattava dello scherzo di un ragazzo che si era semplicemente buttato addosso un lenzuolo nero. Ma quello che il ragazzo non sapeva era che i veri fantasmi della casa lo stavano osservando. In quel momento Ed scattò una foto. E nello specchio accanto alla sedia si vede la faccia di un fantasma. Un'altra foto che mostra Ed durante la videointervista è stata scattata al piano di sotto e mostra molta energia elettromagnetica sul lato destro dell'immagine. E questa volta Ed non è avido di foto. In quest'altra, sempre scattata da lui, si vede la porta d'ingresso dove ci sono delle bacchette di luce psichica. Nello stesso posto, i Warren dicono di essere riusciti anche a registrare rumori di passi e voci che loro chiamano sussurri magici. Insomma, sembra proprio che tutta la villa, all'interno e all'esterno, sia infestata, soprattutto da quello che Warren dicono essere il fantasma di Ruth, l'ultimo membro della famiglia Wooster ad averci abitato. A quanto pare, quindi, Ruth vuole restare qui perché ama questa casa, ma il suo spirito attrae anche quello di altri fantasmi. Però, a detta di Ed e Lorraine Warren, si tratta di spiriti non demoniaci. Non sono demoni, ma spiriti di esseri umani. E il bello è che nonostante tutto ciò che accade in questa villa, nessuno è mai rimasto ferito. Sono spiriti innocui, assicura Ed, che vogliono solo far capire ai vivi che sono ancora lì, aprendo e chiudendo le porte, facendo sentire i loro passi e i loro sussurri magici. Quella che si percepisce in questo edificio, dicono i Warren, è un'atmosfera rilassata, non spaventosa, favorita anche dal fatto che il proprietario Paul ha mantenuto l'edificio vittoriano così com'era nel 1800, cioè splendido. Ci sono fantasmi felici in questa villa, così li chiama Ed, solo che, come dicono i Warren, si tratta di una porta verso altri mondi, un posto ideale per installare telecamere e registratori senza temere che accada qualcosa di terribile. E dice anche che è facile, soggiornando al Carousel Gardens, incontrare il fantasma di Ruth, che, come vi ho detto, ha amato moltissimo questa tenuta, probabilmente al punto da non volerla lasciare. Ed è molto probabile che magari, andando a cena in questo ristorante, possa capitare che il fantasma di Ruth decida di autoinvitarsi al tuo tavolo per la cena. Alla prossima! Hey!